Io molto di più, lui molto di meno, nel senso non perché l'ha fatto di meno, ma perché è passato meno tempo negli animatori, negli oratori e aver vissuto da giovani l'oratorio. Quindi io mi accodo a quello che è stata la sua dichiarazione. Io, a differenza sua, è un po' di giorni che sto camminando all'interno degli oratori. Camminando, sì. Perché anche in carrozzina si cammina, giusto perché così la portiamo già su un ambiente meno teso, più allegro, più giovanile. Io mi chiamo Daniele Riva, sono allenatore di basket in carrozzina, ex atleta paralimpico e sono stato chiamato dal CSI, e in questo caso, come Francesco, siamo stati invitati a portare le nostre testimonianze all'interno di quello che è un momento che è appunto l'oratorio che state voi vivendo questa giornata di sport. Quindi oggi il Don mi ha chiamato e mi ha detto: ti dispiace se chiacchierate tu e Francesco di io ti sto dando del tu maleducatamente, no? Perché come voi, magari voi lo conoscete da più tempo perché siete sportivi e siete appassionati di calcio, io lo conosco oggi qui a testimoniare gli sport paralimpici. Sono qui a testimoniare la disabilità, quindi quello che è il mondo della disabilità. A me piace, ripeto, non abbiamo preparato niente con Francesco, ci siamo conosciuti in questo istante come ci conosciamo noi, però quello che a me piace sempre è innanzitutto il dialogo. Credo che anche Francesco, sentendo le sue prime parole, un dialogo, cioè le domande. E a 25 anni, tornando a casa dalla discoteca dove appunto lavoravo, ho incrociato sulla mia strada, o perlomeno lui ha incrociato sulla sua strada la mia macchina, questo signore che non giudico, perché il giudizio secondo me è solo divino, quindi solo Dio può giudicare, e l'ho imparato con la vita. Quindi a 52 anni ti dico che ogni volta che ho tentato di giudicare qualcuno poi mi è toccato farne l'esperienza. E siccome non ho più voglia di fare l'esperienza degli altri, non giudico più nessuno, mi basta la mia. E lui aveva bevuto un po' troppo quella sera, e di questo non giudico, ognuno può avere dei motivi per cui fa qualche stupidata, l'abbiamo fatta tutti, le ho fatte anch'io tante volte, anche dopo l'incidente ho bevuto. Però l'unica differenza che ho avuto rispetto a lui è che la macchina non la prendo. Lui ha deciso di prendere la macchina per tornare a casa e nel suo tornare a casa ha trovato la mia. E quindi l'incidente è stato un incidente stradale. Ho iniziato a giocare a calcio all'oratorio, poi a 10 anni sono passato all'Atalanta, poi ho fatto un po' di giri per le Serie C in prestito e poi sono ritornato lì all'Atalanta, per cui ero più piccolo di voi quando ho iniziato. E vabbè, ovviamente tutte le domeniche, tutti i giorni venivamo qua a giocare all'oratorio, a calcio, lì al campo da basket a giocare a calcio, cioè eravamo un po' monotematici, però sì dai, 6 anni più o meno. Diciamo che questa parte monotematica l'ha portato a essere un buon giocatore, però ha dovuto fare tante esperienze. Io, a differenza sua, ho tentato di giocare a calcio, quello che mi sto ancora domandando io, perché comunque lui è bello alto, sei un metro? 93, io qualche centimetro in meno, 1,85. Quando ho avuto l'occasione di giocare a calcio gli hanno messo in porta, non ho ancora capito qual è il motivo per cui non ti viene messo in porta, se è più bravo o se perché mi piace correre, mi piace farmi. Ok, allora quello è il motivo suo, il mio ancora devo capirlo perché ho fatto un anno solo al Biessono. Dopodiché, siccome hanno portato a casa il mio fratello maggiore con un ginocchio spappolato, la mamma ha pensato bene di dire ok, basta calcio più in famiglia. E quindi da lì sono passato. Essere qua con voi anche perché io, vabbè, ho frequentato l'oratorio da tantissimi anni e niente, volevo farvi, siamo venuti a farvi un saluto e a farvi giocare dopo.